dallo stadio Romeo Menti di Vicenza. Un buon pomeriggio da Maurizio Compagnoni. Vicenza-Cagliari è una partita particolarmente importante, lo sarebbe stata a prescindere, ma certi risultati delle ultime due squadre nell'ultimo periodo rendono questa sfida particolarmente delicata. Le Vicenze della settimana ha cambiato l'allenatore, è stato esonerato Pasquale Marino, che era stato il grande artefice nella passata stagione della splendida cavalcata delle Vicenze, ripescato, costruito all'ultimo con un budget ridotto e capace di sfiorare la promozione diretta, che sarebbe arrivata se non ci fosse stato un crollo nell'ultimo mese, conseguenza di una preparazione estiva che di fatto non c'era stata. Marino quest'anno però non è riuscito a ripetersi e le cose sono peggiorate nell'ultimo periodo, 4 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 9 giornate, e così c'è stato il cambio. Al suo posto Franco Lerda, che torna su una panchina dopo un'assenza prolungata addirittura di 15 mesi per un allenatore che, dopo le esperienze con Pescara, Pro Patria e Crotone, era uno dei più ricercati, almeno a livello di Serie B, ma cominciava anche a carezzare l'idea di fare il grande balzo in Serie A. Poi alla Torino le cose non sono andate bene, a Lecce persa la finale playoff ed sono arrivati questi 15 mesi di stop. Il Cagliari, le ultime 4 giornate per la squadra che stava dominando il campionato, un solo pareggio, peraltro sofferto a Trapani, 3 sconfitte, anche se il vantaggio del Cagliari resta consistente sulla terza, il Novara che oggi gioca contro il Bari. Il Cagliari ha 10 punti di vantaggio. Qui inquadrati i tifosi del Cagliari, sono all'incirca 200 presenti al Menti, le squadre stanno per entrare in campo, prima il super spot e poi Vicenza-Cagliari. Le squadre stanno per entrare in campo, andiamo però subito a vedere le formazioni, cominciando con la formazione del Vicenza. Ci sono tante novità proposte da Franco Lerda, il suo sistema di gioco di riferimento è il 4-2-3-1, ma in emergenza preferisce affidarsi al 3-5-2. Mentre sono pronti gli arbitri ad entrare, formazione del Vicenza con Benussi che prende il posto di Vigorito, che però non sta bene, non va neanche in panchina in porta, in linea difensiva con tre centrali, Adeio, Ligi, Sampirisi. Gli esterni di centrocampo sono Laverone e Pinato, in mezzo Vita, Moretti e Bellomo, le punte sono Ebagua e Galano. E prossimi delle Menti, in un bellissimo pomeriggio di sole, ci sono quasi 20 gradi per una sfida che magari con una serenità diversa avrebbe potuto regalare grande spettacolo, ma che sarà sicuramente di notevole intensità. L'arbitro di questa sfida è uno dei più esperti a disposizione di Farina, Marco Pinzani di Empoli. I suoi collaboratori sono Tarcisio Villa e Francesco Fiore, il quarto uomo Eugenio Abbattista. La formazione del Cagliari, anche qui qualche novità, soprattutto in attacco, 4-3-1-2 per il Cagliari con Storari in porta, linea difensiva con Pisacane, Salamon, Cepitelli e Murru, a centrocampo l'ex capitano delle Vicenza Cinelli, arrivato a Cagliari proprio nel mercato di gennaio, Fossati e Teio, Joao Pedro trequartista, le punte sono Farias e Sau. In panchina nel Cagliari c'è uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione nella Vicenza, Di Gennaro. Una panchina importante quella del Cagliari, oltre ai due portieri Raffaele e Colombo ci sono Barreca, Di Gennaro, Melchiori, Krajnc, Munari, Deiola e Cerri. Ed ecco Massimo Rastelli, che poco fa ai nostri microfoni ha ribadito come in un campionato particolarmente lungo come quello di Serie B, 42 giornate, un passaggio a vuoto ci possa stare. Certo, fa rumore che il Cagliari nelle ultime 4 partite ha raccolto un solo punto, ma poi se andiamo a vedere la classifica, insomma, i punti sono tanti, 62-1 dal Crotone, ma soprattutto più 10 sul Novara, più 11 sullo Spezia che ha una partita in più, ha giocato l'anticipo ieri pareggiando 2-2 con l'Entella. Insomma, il Cagliari è decisamente padrone del suo destino, ma prima dell'inizio di questa sfida c'è un doveroso minuto di raccoglimento. Ne ricordo quel giovanissimo calciatore, aveva appena 10 anni, che è scomparso in Sardegna.
più sentite condoglianze alla famiglia Pusceddu per questa immane tragedia che ha scosso tutta l'Italia. Intanto vi ricordo che sta ripartendo la stagione dei motori, e allora con la MotoGP e la Formula 1, grandi appuntamenti su Sky Formula 1 e Sky MotoGP. Gran Premio d'Australia e il Gran Premio del Qatar, grandi appuntamenti imperdibili per gli appassionati dei motori. Sarà del Cagliari il calcio d'inizio. Intanto ci sono anche degli striscioni in ricordo del povero Luca sul settore riservato ai tifosi del Cagliari. Ripeto, è stata una tragedia che ha scosso tutta l'Italia. Si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Calcio di punizione per il Vicenza. Eccolo qui lo striscione che i tifosi del Cagliari hanno portato in ricordo di Luca, bambino di quarto, aveva appena 10 anni. Pallone profondo, ma in netto vantaggio Adeio. Ha visto un fallo Pinzani, gioco interrotto, calcio di punizione, il fallo ai danni di Fossati. In assenza di Di Gennaro, che parte dalla panchina, e Fossati a guidare il centrocampo della Cagliari. Ai suoi lati giocano Cinelli e Teio. Murru. Salomon. Teio pressato. Chiusura di Salomon con l'intervento irregolare da parte di Bellomo. Calcio di punizione a favore del Cagliari. Murru. Chiusura di Adeio direttamente in fallo laterale. Sao e Farias, coppia d'attacco, Joao Pedro a sostegno. Attacco leggero con Ceri e Melchiori in panchina, Gianetti assente, ma con una grande tecnica anche un giocatore di eccellenti mezzi tecnici come Joao Pedro a sostegno. Riparte con il calcio di punizione per il Vicenza. Moretti. Si abbassa Galano. Buona l'apertura di Galano, c'è spazio per l'avere una a destra. Si coordina per il cross. Pallone a cercare Bagua. Ottimo anticipo di Cepitelli. Non riesce a tenere un pallone difficile in campo Sau. Si riparte con la rimessa laterale a favore del Vicenza. È già pronto l'Averone. Di testa Galano. Chiude Murru. La rimessa laterale a favore del Cagliari. Buon controllo di Bellomo. Arriva Pinato e la cross sul secondo palo. Non ci arriva Galano. Pallone rimesso in mezzo. E poi il controllo con grande calma da parte di Pisacane, che allontana, ma la Vicenza insiste. Sampirisi. Bellomo subisce il raddoppio di Fossati, che gli porta via il pallone. Tocco di Bellomo in agguato, però c'è Moretti che va a rubare il pallone. Poi arriva Pinato, la sinistra del difensore di scuola Milan, in una zona dove non ci sono giocatori della Vicenza. Pisacan. Salomon. Avanza Cepitelli.
Murru, tocco di Farias, Murru. Farias ovviamente per caratteristiche spesso andrà ad abbassarsi sulla linea dei trequartisti, facendo diventare quello del Cagliari una sorta di 4-3-2-1 con Farias, Gio, Pedro e dietro Sau. Bell'anticipo di Adeio. Terrell Ingenia, non c'è fallo, era molto vicino Pinzani. Recuperato il pallone Moretti, si è allargato Ibagua, si propone Galano. Ibagua preferisce temporeggiare e toccare all'indietro. Adeio lascia sfilare il pallone raccolto da Ligi. Sampinisi, nel senso di Ligi, pallone riesce ad arrivare sui piedi di Moretti nonostante il tentativo di Joao Pedro. A destra agisce la Verone, si avvicina a Galano, arriva a sostegno anche Vita. Galano lo ignora, prova a liberare il assisto. Galano parte il tiro, la palla termina fuori. Ottima la fase di preparazione da parte di Galano. Ripartito della Cagliari, Pisacane, Salomon, scambiato con Cepitelli, ancora Salomon, Pisacane, pressato Teio. Ottima la copertura di Moretti, fermato Vita, il pallone schizza in avanti, nessuno può intervenire. Lascia sfilare Bellomo, rimessa laterale a fuori della Vicenza, sta arrivando Pinato. Bellomo, buono il momento di Bellomo, manda a vuoto due avversari, poi calibra malissimo il traversone buttando palla direttamente sul fondo. Siamo entrati nel settimo minuto del primo tempo alla Menti, 0-0 tra Vicenza e Cagliari. Buon avvio di partita, molto aggressivo il Vicenza. Fossati, tocco di Farias all'indietro, avanza Cepitelli in verticale a cercare Sau. Buona la copertura di Adeio, il lancio del nigeriano deviato in fallo laterale, la rimessa per il Vicenza. Adeio è arrivato in regime di svincolo al Vicenza. Nella passata stagione l'ex difensore della Regina aveva giocato nella Serie A greca con il Calloni, aveva iniziato anche questa stagione con il Calloni, poi grosse difficoltà economiche del club greco. A quel punto Adeio è stato quasi costretto a rescindere, è andato in prova all'Aberdeen in Scozia, non se ne è fatto nulla, ma ha accettato subito la chiamata del Vicenza. Altra rimessa laterale per il Cagliari. Di testa Deio, fermato Joao Pedro che ha toccato per ultimo. È un Cagliari abbastanza guardingo in questo avvio di partita, anche inevitabile conseguenza dei risultati che non sono arrivati nell'ultimo mese, con un solo pari, tra l'altro molto sofferto a Trapani, 3 sconfitte per una squadra abituata a vincere quasi sempre. Rilancio di Storari, stacca Ligi, tocco di Cinelli, sale Murru, in verticale per Sau, l'anticipo di Adeio. Farias, toccando a lui per ultimo. E allora Pizzani dice che la rimessa laterale è della Vicenza. Adeio cerca un improbabile servizio per Vita. Adeio adesso prova a rimediare andando a pressare il suo avversario. Pallone in verticale per Sau che cerca un difficile controllo. Attenzione, sta arrivando a rimorchio Teio, non riesce a intervenire, poi allontana Deio. Pisacane, attaccato da Bellomo. Fossati, Cepitelli, Fossati,
partito Murro a sinistra, subito accorcia la Verone, palla in verticale per Farias, sale al centro Sauic o Pedro. Su Farias c'è vita. Murru, il cross deviato, calcio d'angolo, il primo di questa partita a favore del Cagliari. Questa situazione il Vicenza lascia molto alti i due giocatori, infatti non so se siete riusciti a vedere, ma tre giocatori del Cagliari sono tornati precipitosamente all'indietro. Battuto l'angolo, stacca Dejo, prova ad arrivare sulla pallone vita, anticipato, insiste il Cagliari. Farias, attenzione, prende velocità in area di rigore, Farias va al tiro centrale, para senza problemi Benussi. Il giocatore del Vicenza però ha problemi, allora il pallone viene messo fuori, è stato colpito e Bagua. Questa invece è la conclusione di Farias, protetto bene il primo palo Benussi. Gio Pedro restituisce palla agli avversari, la Vicenza riparte da Benussi, 10 minuti e mezzo dall'inizio della partita al Menti, 0-0. Pinato si mette sulla pallone Sau, poi João Pedro, ma c'è un grande recupero di Moretti, lo attacca Sau in modo falloso. La battuta di Moretti, la Verone, Adeio, Ligi, avanza Sampirisi, Galano, Bellomo, Galano va dentro Pinato, Galano non se ne accorta, era convinto che Pinato si proponesse verso l'esterno, malinteso tra i due. Storari, Salomon, Pisacane, Teio, attaccato il colombiano va giù, non c'è contatto irregolare, solo rimessa laterale per il Cagliari. Sovrastato nel duello aereo Sau, che deve concedere molti centimetri ai difensori della Vicenza. Con le mani Pisacane, velo di João Pedro, chiusura di Sampirisi su Sau, la pressione di Sau è fallosa, si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro, calcio di punizione per il Vicenza. Calma al rilancio Benussi. Stacche Bagua, di testa allontana Pisacane, poi prolunga João Pedro, poi Sau, in chiusura di Odeio e Bagua, due su di lui, non riesce a girare per Bellomo, va giù e Bagua, c'è una protesta, anche in questo caso era molto vicino a Pizzano. C'è Pitelli, arriva Murru, verticale per Cinelli, c'è il recupero di Moretti, poi il pallone spazzato via. C'è stata deviazione, per questo motivo la rimessa laterale è a favore del Vicenza, è pronto alla Verone. Però a partire il contropiede del Cagliari, ma qui c'è un malinteso. Pallone della Vicenza con Sampirisi. Ligi. Adeio,
Ligi, accenno di pressione da parte di Joao Pedro. Ligi non rischia l'indietro per Benussi, controllo di Pisacane, lo attacca Galano, se la cava Pisacane, l'indietro per Storari, ancora Galano a pressare, Storari mantiene la freddezza, scarica su Murro, ancora Storari, Galano è tarantolato da solo, sta mettendo in crisi i difensori del Cagliari. Moretti, buono il controllo di Moretti, cambia a cercare Bellomo, arriva a sostegno Pinato, Bellomo rientra sul destro, questa volta è buono il cross, c'è il colpo di testa di Cepitelli a chiudere. Cagliari riparte da Salomon, cerca lo scatto di Joao Pedro, assiste il Cagliari però Sau, da lì può arrivare anche in zona tiro, prova Sau, conclusione deviata, Benussi, se n'è andato il primo quarto d'ora di partita, 0-0 al minuto. Sampirisi, Ligi, tocca arretrato di Laverone per Adeio. Ligi, Pinato, prova a sfondare a sinistra, tiene bene l'1 contro 1 Pisacane, domani Pinato, Bellomo, ancora Pinato, Bellomo finta la cross, cerca invece Galano, ingabbiato Galano, Bellomo, ancora Galano, si propone Bellomo, non passa il pallone di Galano, un po' complicata questa idea dei giocatori del Vicenza. Giudicato falloso l'intervento di Pinato, calcio di punizione per il Cagliari, Marco Pinato, scuola Milan, pupillo ai tempi della primavera della Milan di Pippo Inzaghi, passata stagione aveva giocato in prestito al Lanciano. Salomon, Pisacane, tocco di Farias, Fossati, Teio, bella palla in verticale, un po' forte però per Sau che non può arrivarci, era buona l'idea, sbagliata la misura del passaggio. Moretti, inseguito da Joao Pedro, Laverone, Moretti, verticale per Ibagua, un pallone troppo profondo. Un po' calato il ritmo della partita, la sensazione che le due squadre siano un pochino impaurite, anche comprensibilmente visti gli ultimi risultati. Murru, Cepitelli, Salomon, Cepitelli, Fossati allarga, Murru è salito a sinistra, sulla sua verticale si propone Cinelli, lo attacca Deio, buono il tocco di Cinelli, bella azione del Cagliari, affonda Murru, il cross sotto porta a cercare Sau che viene anticipato. Domani Cinelli, Cepitelli, si propone Fossati, Cepitelli, Fossati, ancora Cepitelli, adesso il Vicenza lascia l'iniziativa a Cagliari. Salomon, Pisacane, tocco di Farias, Joao Pedro, buon il momento di Joao Pedro in verticale subito per Sau, si poteva avanzare ancora Joao Pedro, però ne ha messo in fallo laterale. Joao Pedro, sulla deviazione Teio, il suo piatto diventa quasi un tiro che scavalca però l'incrocio dei pali, va sul fondo.
Controllo di Salomon. Lancio completamente fuori misura con la palla direttamente nel fallo laterale. Avanza Pinato. Cerca Calano. Ancora una volta malinteso. Fossati. Cepitelli. Murru. In verticale per Sau. Adeio direttamente nel fallo laterale. Cambia Cepitelli. Avanza Pisacane. Da qualche minuto alzato e per il centro della Cagliari. Tocco arretrato di Teio. Salomon, Cepitelli. Attacca lo spazio Teio. Non si accorge Cepitelli, che cerca invece il suggerimento dall'altra parte, dove Sau però era in posizione di fuorigioco. Momento interlocutorio della partita. 20 minuti e mezzo all'inizio, alla Menti, 0-0 tra Vicenza e Cagliari. Indicazione di Franco Lerdo, è stato un buon attaccante in carriera con una trentina di partite in Serie A e oltre 200 in Serie B. Lancio di Benussi, a vuoto e Bagua. Chiude bene Moretti. Ligi. Moretti. Pinato. Attaccato da Teio. Fallo del colombiano, calcio di punizione per la Vicenza. Arriva Sampirisi. Senza fretta. Dimostrazione, ma resta anche nella logica delle cose che alla Vicenza, come al Cagliari, il pari potrebbe star bene. Qui sul disimpegno apparentemente facile si complicano i piani Ligi e Adeio, regalando la rimessa laterale al Cagliari. Cepitelli. Murru. Controllo di João Pedro. Grandi mezzi tecnici di João Pedro, che adesso chiede l'1-2. Pallone profondo per Murru, che ci arriva. Palla in mezzo, il controllo da parte di Teio, che la rimette in mezzo. Ha chiuso Sampirisi, insiste però il Cagliari. Altro cross, palla sul secondo palo, al volo Murru. Questo strano campanile, Bagua, poi Galano pressato. Salomon che toglie il pallone all'avversario. Teio, altro cross in mezzo, di testa Galano. Infine Bagua prova ad allontanare. Campanile di Cepitelli. Adeio su João Pedro, non qui deve riesce ad allontanare Moretti sulla sua rilancio, prova ad arrivarci Galano e in vantaggio Salomon. Disimpegno su Stolari. Cepitelli. Fossati. Farias. Sta arrivando velocissimo a Pisacani, il cross è di Farias. Non può arrivarci Sau. Si impegna Cinelli. Tiene in campo l'ex capitano della Vicenza. Murru. Fossati. Cinelli. Palla al limite, João Pedro cerca il numero, Teio. Apre Fossati, Pisacani, sta crescendo il Cagliari. Farias cerca l'inserimento, ma si trascina il pallone fuori Teio. L'idea era buona, ha controllato male il pallone il giocatore è arrivato in prestito dalla Juve. Calma la rilancio Benussi. Sampirisi. Moretti. Sampirisi. Ligi. Laverone. Adeio. È libero di impostare Ligi. Non si muove nessuno davanti. Non è facile trovare l'idea giusta. Sampirisi,
Bello il tocco di Galano, Moretti adesso può distendersi la Vicenza. La Verone lo va a prendere Cinelli. Moretti, gran calcio di Moretti a cercare Pinato sul secondo palo, grande copertura di Teio, appoggio di petto al proprio portiere Storari. Fossati, prende velocità Sau, centralmente Joao Pedro, a destra Farias. Poi il pallone Teglio che arriva a sostegno, sta salendo anche Pisacane. Farias si ferma a coprirlo, Pisacane. Farias cerca la soluzione personale, tentativo era quello di infilarsi tra due avversari, lo ferma Pinato, poi la pressione di Farias consente al Cagliari di guadagnare il secondo calcio d'angolo di questa partita. Salomone, Pisacane a saltare, battuto all'angolo, la prende di testa Deio, campanile di Fossati nella zona di Salomon, spinto Salomon, va giù, non c'è fallo, pallone profondo di Bellomo dove non c'è nessuno, prova ad arrivarci Vita ma è netto vantaggio Cepitelli. Storari, Cepitelli, Cinelli, Cepitelli, Gio Pedro, Pisacane, Farias, Pisacane, Salomon, Cepitelli, passa Fossati, cerca l'inserimento di Gio Pedro, Sau, resiste all'attacco di Ligi, azione prolungata del Cagliari. Salomon può salire a destra, Pisacane, pallone profondo di Pisacane, malinteso con Atteio, la palla che si perde sul fondo. ...26:23 all'inizio della partita, 0-0 alla Menti. Non è dal punto di vista spettacolare una gran partita, un po' quello che si temeva alla vigilia, ma per il resto è anche comprensibile l'atteggiamento delle due squadre, le squadre che hanno il potenziale per regalare un calcio migliore, il Cagliari in particolare, lo stesso Vicenza che ha mezzi tecnici importanti, basti pensare a Moretti e Bellomo a centrocampo. È chiaro però che una classifica a questo punto diventa importante, condiziona un po' l'atteggiamento in campo. Sono delle proteste perché c'era un giocatore del Vicenza a terra, Pinzani non era intervenuto facendo proseguire l'azione. Si rialza Federico Moretti, non c'è bisogno dell'intervento dello staff medico del Vicenza. Federico Moretti che aveva iniziato la prima parte di stagione a Latina, era stato qui a Vicenza nella passata stagione facendo un grandissimo campionato, uno dei principali artefici della splendida galoppata della squadra di Pasquale Marino. Si è fatto male in questo scontro con Joao Pedro. Benussi, Cinelli, c'è fallo, calcio di punizione, Pisacane, apre Salomon, avanza Cepitelli, Sau, Murru, Sau, Cepitelli, verticale per Joao Pedro, pallone imprendibile per il brasiliano. C'è Rastelli che continua a sbracciarsi dalla panchina, l'allenatore della Cagliari sta dicendo ai suoi di giocare semplice, di fare cose semplici,
chiaro che in un momento di difficoltà ci può stare all'interno di un campionato lunghissimo. Chiaro che Rastelli preferisce che i suoi non si avventurino in giocate un po' troppo complicate, che magari riescono quando sei alla top della condizione fisica ma soprattutto mentale. Attacca il Cagliari con questa iniziativa di Farias, cerca l'uno contro uno Farias, è chiuso, numero di Farias che viene abbattuto, c'è fallo, calcio di punizione, calcio di punizione fuori del Cagliari, lampo da parte di Farias. Cagliari porta 6 giocatori a saltare all'interno dell'area di rigore avversaria. Sul pallone Farias. Qualche contatto in aria si fa sentire Pinzani. Parte Farias, indirizza il pallone dove non ci sono giocatori del Cagliari. Vita preferisce lasciar sfilare il pallone perché davanti dei suoi non c'era nessuno. Con calma la rimessa con le mani a Deio. E Bagu e Murru. Fossati. All'indietro Cepitelli. Storari. Cepitelli. Murru. Non può dare sul pallone Saucari nel fuorigioco di rientro. Moretti. Lancio fuori misura del regista del Vicenza, che pure è quindi raffinatissimi. Salomon. Pisacane. Ancora Salomon. Apre per Murru. Cepitelli. Salomon. Tocco di Farias. Fossati. Pisacane. Da qualche minuto Farias ha abbassato decisamente la sua posizione anche per consentire al centrocampo del Cagliari di avere più qualità. Rastelli non è contento, lo vedete, si sta sbracciando in modo piuttosto plateale. Testa Cinelli, Saul indietro, Murru, Cinelli, Fossati, Cinelli, Cepitelli. Può avanzare Salomon. Si muove largo a destra Teio, servito invece Pisacane. Eccolo Teio. Chiuso bene da Pinato. Bellomo rinviene su di lui Pisacane. La rimessa laterale è per il Vicenza, che può riaffacciarsi in avanti. Sampirisi. Ligi. Adeio. Laverone. Adeio. Moretti preso nel controtempo. Opportunità per il Cagliari. Scatta João Pedro. Al centro Farias. João Pedro prova ad accentrarsi. Ad arrivare in zona tiro. Non passa le pallone di Sau. Non è finita. Ancora Teio. Zona tiro. Il destro di Teio. Distante dalla porta di Genussi, che si arrabbia un po' con i suoi. La parte finale dell'azione, il controllo di petto di Teio, poi vede arrivare un avversario costretto ad anticipare la conclusione, e a quel punto diventa decisamente imprecisa. ...33 minuti 41 secondi all'inizio della partita, sempre 0-0... in testa Pinato. Con le mani Salomon, Fossati, ancora il polacco, attaccato a Pisacane, altra rimessa laterale per il Cagliari.
Ecco qui invece Franco Lerda che continua a chiedere ai suoi di restare con le linee un po' più corte, a volte vede la squadra sfilacciarsi, diventare lunga, e questo non va bene all'allenatore piemontese. Fallo di Salmon. Lancio di Moretti e Bagua cerca un difficile controllo all'interno dell'area di rigore. Arriva Pinato che da stuzia guadagna calcio d'angolo. Applausi per Marco Pinato. Primo angolo della partita fuori della Vicenza. 10 minuti alla chiusura del primo tempo alla Menti. 0-0 tra Vicenza e Cagliari. Sta arrivando anche Ligi, il giocatore più alto della Vicenza, a saltare all'interno dell'area di rigore del Cagliari. Parte Calano dalla bandierina, colpo in testa di Bagua. La palla che va non distante dalla porta di Storari. È arrivata la prima occasione per il Vicenza. Grande movimento di Bagua, una frustata al pallone. Storari che se la prende un po' con i suoi, che hanno lasciato troppa libertà a Bagua, che in teoria con Ligi era il giocatore più pericoloso da controllare. Pinato, pressato, gli ruba il pallone Teio, rinviene Pinato. Fossati cambia di prima, no look, pallone però raccolto da Vita, contrattacco del Vicenza. Moretti, Galano allarga per Pinato, nel frattempo si ricompatta dietro il Cagliari. Galano fa rubare il pallone Galano dall'ottimo intervento di Gio Pedro, che può subito trasformare l'azione in offensiva. Sta partendo Farias, sta arrivando anche Sau, il pallone per Sau. Farias deve uscire dalla fuorigioco, fermato Sau in modo falloso. Pinzani concede il calcio di punizione, stava per andare al tiro Fossati. Pinzani ha optato per il calcio di punizione per l'interruzione del gioco. Calcio di punizione per il Cagliari con Joao Pedro, il giocatore incaricato della battuta. Sono in tre sul pallone, ma la sensazione è che sarà Joao Pedro a calciare. Sistema la barriera Pinzani, 38esimo del primo tempo. Si allontanano tutti e resta solo Joao Pedro in posizione di tiro. Fischiato Pinzani, può partire Joao Pedro, il destro che non si abbassa, era comunque sulla traiettoria benissimo. Stacchi Bagua, c'è un fallo di mano di Teio che viene ammonito dall'arbitro. È il primo ammonito di una partita fin qui decisamente corretta. Sono alcuni tifosi del Vicenza che sono furibondi con Pinzani, che però il solo ha fatto il calcio di punizione, l'ha dato la munizione pure, e di più certo non poteva fare. Controllo di Sampirisi, Adeio,
non può arrivare sul pallone Bellomo, che però ringrazia comunque per il suo suggerimento il compagno di squadra. Lerda probabilmente arriverà a fine partita senza voce. Sampirisi su Joao Pedro, allarga le braccia a Rastelli a chiedere il calcio di punizione. Adeio, Ligi, Moretti, Laverone, attacca lo spazio Vita, vince il contrasto Vita, può andarsene, rimontato però, perde il pallone, non c'è fallo. Attenzione adesso alla contropiede del Cagliari, Farias, due su di lui, fermato, poi Farias ferma irregolarmente Bagua, rischiando anche l'ammonizione. Quarantesimo, 5 minuti alla fine del primo tempo. Gallano sul pallone, si allontana la Verone. Pallone al limite, prova a controllarlo Pinato, cerca Bagua, Vita cambia nella zona di Galano, l'astuzia Galano, difende il pallone, lo affida a Vita, l'attacco di Vita dove però non c'è nessuno, taglia subito in verticale, attenzione al contropiede del Cagliari, partito il lancio per Farias che si propone a destra, velocissimo Farias, arriva sul pallone, punta Sampirisi, prova a spostarlo Sampirisi, più rapido Farias, numero, e poi va giù fuori dall'area di rigore, calcio di punizione per il Cagliari. Grande gesto tecnico da parte di Farias. Ammonito Bellomo. No, ammonito, vediamo un po' qui. Attenzione. Cartellino rosso. Cartellino rosso per Pinato. Allora vediamo qui Farias salta Sampirisi, veramente molto duro di Pinato, credo che il rosso sia arrivato non per chiara occasione da gol ma per l'intervento molto duro di Pinato che è andato dritto sul piede dell'avversario. Espulso Pinato, il Vicenza in 10. Ma se non l'ha preso è possibile. Non sa darsi pace Marco Pinato. Calcio di punizione per il Cagliari, Farias sul pallone. Da qui forse vediamo meglio. Torretta è sicuramente duro, anche se cartellino rosso, diciamo che era d'arancione, via. Sul pallone c'è Farias. Vanno in set del Cagliari a saltare. Parte Farias a liberare Joao Pedro che non trova il pallone. Poi Teio la rimette in mezzo. Benissimo. Subito il rilancio della portiere della Vicenza a cercare Galano. Colpo di testa di Cinelli a chiudere. Arriva Bagua. Apre per Bellomo. Pressato da Cinelli, rimessa al fondo per il Cagliari. Meno di due minuti la chiusura del primo tempo, se non ci sarà del recupero. Salomon, Farias, Fossati a cercare Joao Pedro, bella chiusura di Ligi. Laveroni, Vita, Adeio, pallone di Adeio, c'è fallo di mano, fallo di mano, calcio di punizione per il Vicenza, cartellino giallo per Sau. Adesso la partita si sta innervosendo. Intanto cambiano le Vicenza, ovviamente Lerda deve fare qualcosa, ha perso il terzino sinistro.
esce Galano, un attaccante, entra con la maglia numero 4 Signori, che è un centrocampista che potrebbe adattarsi a fare il terzino, oppure le Vicenza passare al 4-4-1. Vediamo, fuori Galano, dentro Signori. Allora, intanto un minuto di recupero. Allora, Deio e Ligi sono adesso i difensori centrali. Semprisi va a fare il terzino sinistro, Laverone terzino destro, poi Signori e Moretti sono i centrali, Vita esterno sinistro, Bellomo esterno destro e Bagua punta centrale. Subito Lerda ha ridisegnato la Vicenza passando al 4-4-1. Il lancio di Ligi, stacca Murru, Laverone, chiuse Bagua, in campo il pallone, si giocherà fino al 46esimo, ultimo minuto del primo tempo, 0-0, ma il Vicenza in 10. Farias, Pisacane, si allunga troppo il pallone, dall'altra parte Salomon colpisce malissimo, regala il pallone a Signori, l'apertura per Vita che adesso sta facendo l'esterno destro, si coordina Vita per il cross, poi serve Moretti che ha un buon tiro, Moretti parte il tiro, Storari non si fa sorprendere, applausi per Federico Moretti. È cambiata totalmente la partita dopo che l'espulsione di Pinato ha messo le Vicenze in inferiorità numerica. È chiaro che adesso il Cagliari ci crede di più, ma è altrettanto chiaro che il Vicenza fa appello a tutte le energie per cercare di ovviare all'inferiorità numerica. Farias, Fossati, imposta Cinelli, ultima azione del primo tempo, arriva Murru, respinto al suo cross, finisce il primo tempo, squadra a riposo, fine primo tempo, 0-0 tra Vicenza e Cagliari. Il Vicenza in 10, espulso Marco Pinato, super spot. Le squadre sono all'ingresso del tunnel, eccoli qui, i giocatori che rientrano in campo. Non dovrebbero esserci novità nella Vicenza, perché Lerda ha già speso un cambio dopo la nuova situazione che si è venuta a creare per l'espulsione di Marco Pinato, con l'ingresso di Signori al posto di Galano. È una Vicenza ridisegnato col 4-4-1. Adesso cerchiamo di capire se Melchiori entra dal primo minuto o no. Passa Sau, passa Farias, c'è anche João Pedro. Ci dovrebbe essere anche Melchiorri con João Pedro, che dovrebbe a questo punto arretrare sulla linea dei centrocampisti a fare la mezzala. È uscito Teio, fuori Teio, dentro Melchiorri. Adesso Cagliari decisamente a trazione anteriore, con Melchiorri prima punta, Sau seconda punta, Farias trequartista e João Pedro che fa la mezzala con Cinelli e Fossati. Allora ricapitoliamo le formazioni. Adesso il Vicenza con il 4-4-1, Benussi in porta, linea difensiva con Laverone, Adeio, Ligi e Sampirisi, centrocampo con Vita, Moretti, Signori e Bellomo e Bagua prima punta. Il Cagliari con Storari in porta, Pisacane, Salomon, Cepitelli, Murru in difesa, Cinelli, Fossati e João Pedro centrocampisti, Farias trequartista, le punte sono Melchiorri e Sau. Si ricomincia lo 0-0 del primo tempo, il Vicenza è 10. Moretti in considerazione dell'ammonizione che aveva già avuto Pinato, a questo punto è il secondo giallo dell'arbitro Pinzani, è stato ineccepibile, è ovvio che il fallo di Pinato che ha tratto Farias che sta entrando in area di rigore era d'ammonizione, dunque giustissima la decisione di Pinzani. Fallo subito dalla Verone, l'ha commesso Sau, calcio di punizione per il Vicenza. Sul pallone Moretti, testa di Moretti all'interno dell'area di rigore, si batte Bagua, sovrastato però da Cepitelli, poi il campanile della Verona. A proposito di attaccanti, alla sinistra a questa partita c'è un grande attaccante della Vicenza che faceva grandi cose anche in Europa, Pasquale Luiso, che è stato accolto con un grande affetto dei suoi ex sostenitori. A proposito di personaggi presenti alla mente, c'è anche l'ex CT della Nazionale Azzelio Vicini, che viene spesso a Vicenza, lui è di Cesena, ma la moglie vicentina, anzi cesenatico Vicini.
Salamon, Cepitelli, eccolo qui Azzelio Vicini con la signora sugli spalti delle menti. Salamon, chi? Pallone morbido a cercare Sau, palla che non passa. Joao Pedro, c'è fallo di mano, calcio di punizione a fuori del Cagliari, cross di Murru, l'impatto con il braccio, calcio di punizione per il Cagliari. Farias sul pallone, sono già nell'area di rigore Salomon, Cepitelli e Pisacane. Cagliari con 7 giocatori in area di rigore. Salomon questa volta prende posizione sul primo palo, pronto Fossati, invece no, parte Farias, calcio a mano. Rilancio Benussi, stacche Bagua, Cepitelli, Pisacane, Cepitelli, avanza Murru, Joao Pedro, Salamon. La Vicenza attende la prova in metà campo. Pallone morbido di Salamon, cercare Cinelli, preso in controtempo a Farias. Moretti mette ordine, elegante l'incedere di Moretti che adesso prova a partire, si allunga il pallone, ha subito fallo, c'è calcio di punizione. Battuta dei signori, la pretesta di Bellomo non raggiunge Bagua. Signori, Sampirisi prova a sfondare a sinistra e Bagua, pallone di ritorno per Sampirisi, aveva dato un bel pallone Bagua ma Sampirisi era al di là della linea dei difensori avversari. Avanza Salomon, Fossati, Pisacane, sponda di Melchiorri, Farias in verticale per Sau, esce benissimo Adeio, pressato Sampirisi, è lui che tocca per ultimo, la rimessa laterale per il Cagliari. 4 minuti e mezzo all'inizio della ripresa, fermato Fossati, può partire in contropiede il Vicenza. Vita, cerca Bagua, lo chiude Salamon, poi Joao Pedro bravo a tenere il pallone in campo, sombrero su Vita che lo ferma in modo falloso, calcio di punizione. Vediamo, Fossati, Salamon, tocca il pallone Moretti, Sampirisi apre per Bellomo, scattate Bagua, mette il possesso palla Bellomo sulla pressione di Cinelli, per fida Signori, Sampirisi, Bellomo apre a cercare Vita, chiude Murru, Joao Pedro, Murru subito si ripropone ma centralmente Joao Pedro, la difesa del pallone elegante di Sau sull'attacco di Signori. Melchiorri dentro per Farias, ha sbagliato la misura del passaggio. Bellomo, Sampirisi, deve uscire dalla fargioca Bagua, chiude bene Cepitelli,
anticipa anche Bellomo, la mette in fallo laterale. Signori, Sampirisi, signori. Adeio. Cattura il pallone Cinelli, che poi viene affrontato in modo falloso. Calcio di punizione comandato dall'arbitro. Cinelli è stato un idolo da queste parti. Il mercato di gennaio passato alla Vicenza al Cagliari fu salutato con grandissimo affetto dal suo adesso ex pubblico il giorno dell'ultima partita con la maglia della Vicenza. Gio Pedro. Fossati. Farias. Sale Pisacane, fa girare palla il Cagliari. Cinelli. Farias. Dentro per Pisacane. Pallone non passa, attento in copertura Sampirisi, poi pressato in modo irregolare da parte di Farias. Calcio di punizione per il Vicenza. Lancio di Benussi. Stacche Bagua. Grande disimpegno di Moretti. Fa girare Bellomo. Moretti. Laveroni. Buona chiusura di Murru. Chiedono un fallo i giocatori tifosi della Vicenza. Partita del contropiede del Cagliari. Gio Pedro. Non è buttato in fallo laterale dalla Verone, che prende in pieno il quarto uomo. Ancora a terra Vita. A terra anche Gio Pedro. La rimessa laterale, è pronto Murru, quindi vediamo l'intervento giudicato regolare su Vita, che è rimasto un buon minuto a terra. Cepitelli. Salomon. Siamo entrati nel decimo minuto della ripresa, anticipato Melchiorri. Signori. Sampirisi. Ligi profondo a cercare Bagua, chiude Salomon. Gio Pedro. Fossati tra le linee, Sau. Cerca Melchiorri, al centro Farias, Melchiorri sulla sinistra, Melchiorri il tiro centrale. La blocca Benussi. Spostato la pallone sulla sinistra, ha calciato con prontezza Melchiorri, ma non è riuscito ad angolare la sua conclusione. La rimessa laterale affidata alla Verone. Salomon. Pisacane sull'attacco di Bagua, il migliore per Storari. Salomon. Manzella Polacco, che il Brescia ha portato in Italia, all'epoca faceva il centrocampista, molto meglio però nel suo rendimento da difensore centrale. L'apertura di Fossati, a destra può spingere Pisacane. Fossati. Farias, gran controllo. Ancora Farias, ha cercato la verticalizzazione per Melchiorri. E Bagua, solo contro tutti, lo attacca Salomon. Va giù e Bagua, calcio di punizione per il Vicenza.
avuto subito fiducia da parte del nuovo allenatore Lerde, Bagua, fin qui chiuso da Rajcevic, intorno ad un campionato sicuramente positivo, anche un po' a sorpresa, visto che arrivava da una stagione in Lega Pro, almeno dal punto di vista realizzativo, non brillante a Lucca. Bellomo, Sampirisi, gioca il pallone Moretti, Sampirisi va in mezzo per Ebagua, fuori gioco di rientro. Posizione irregolare di Ebagua, calcio di punizione a favore del Cagliari. Intanto Munari sta intensificando il riscaldamento nel Cagliari. Dovrebbe essere lui il prossimo giocatore a entrare, ma attenzione anche all'opzione di Gennaro. Avanza Fossati. Gio Pedro parte dalla sinistra, ne ha due addosso. Attacca lo spazio Murru. Portami l'avversario a Gio Pedro, che preferisce andare da Fossati. Farias. Pisacane. Cinelli. Va dentro Pisacane. Si accentra Cinelli. Fossati. Di prima a cercare Melchiorri che va giù, pallone per Sau, poi il tiro sporco di Fossati, alto sopra la traversa. A tratti attacca pieno organico il Cagliari, che ovviamente prova a sfruttare la superiorità numerica e anche maggiori qualità tecniche dei suoi giocatori. È un Vincenzo comunque ben messo in campo, 4-4-1, molto ordinato, molto attento, linee molto strette, che sta provando a concedere il meno possibile al Cagliari. Stacca Salomon. Adeio. Chiude bene Murru. Gio Pedro. Sborbare il pallone da Vita. Signori. Sampirisi. Si distende la Vicenza. Bellomo. Attacca lo spazio Sampirisi che si propone. Bellomo le ignora. Va centralmente per Ebagua. Lo chiude Salomon. Fossati. Pallone sporcato da Moretti. Adeio su Melchiorri. Ceppitelli. Apre a sinistra per Farias, controllo di Farias, l'ingresso in area di rigore al centro Sau, Farias prova a liberare lì adesso, Farias la mette in mezzo, pallone che non arriva a Sau. Chiude Salomon, forse con un fallo di mano, fallo c'è, forse di mano, questo dovrebbe costare la munizione alla difensore polacco. No, forse altre idee Pizzani, vediamo. Allora, calcio di punizione per il Vicenza, adesso sta richiamando Salomon, ma credo solo per un richiamo verbale, e infatti sì, solo richiamo verbale. Vita si propone la Verone, lo ignora Vita, lo serve adesso, chiude Murru, è pronto Munari, cambio nel Cagliari. Fuori Gio Pedro, dentro Munari. Cambio al quarto d'ora della ripresa, sempre sul risultato di parità 0-0. Ebagua. Bellomo. A Montiro Bellomo, lo prova, Bellomo si allunga a Storari, gran tiro di Bellomo, che ha mezzi tecnici di categoria superiore. Ovviamente di categoria superiore è anche Storari, che qui si oppone con facilità a un tiro che non era per nulla semplice. Ceppitelli, Fossati, Ceppitelli, Murru. Restituisce il pallone Cinelli, Murru prova a sfondare, poi si inserisce Farias, quindi il pallone messo fuori con l'ingresso in campo di Munari al posto di Gio Pedro. Munari è andato sul centro-destra, costringendo così a traslocare sul centro-sinistra Cinelli. Munari, Pisacane, Salomon, Ceppitelli. Fossati osserva il momento di Melchiorri, lo attacca Sampirisi, vince il duello fisico l'ex difensore del Genoa, la rimessa laterale è a favore del Vicenza.
Fortes e Bagua. Murru, Salomon, Farias, Munari, cerca Melchiorri, il pallone non passa, ancora una buona copertura di Sampirisi e Bagua, altro fallo di Salomon, la munizione questa volta arriva inevitabile, l'aveva rischiato già prima Salomon, questa volta non si salva il polacco. Terzo giocatore ammonito del Cagliari, Salomon dopo Teio e Sau. Il destro di Moretti a cercare Bagua, stacca Salomon, Fossati, controlla il pallone Moretti che ha tentato l'anticipo, scatta il contropiede del Cagliari, pallone per Sau. Non riesce a tenere il pallone in campo. Si riparte con la rimessa laterale per il Cagliari. Problemi però per un giocatore della Vicenza, si rende necessario l'intervento dello staff medico. La Barella sollecita Pinzani. Vediamo quello che è accaduto. Moretti mette male il piede, arriva prima sul pallone, mette male il piede, lì potrebbe aver rimediato una distorsione. C'è un movimento sulla panchina del Vicenza, potrebbe entrare Sbrissa, certo perdere Moretti sarebbe un brutto colpo per Lerda. Proprio Lerda sta chiedendo indicazione a Moretti se ce la fa o meno, mi pare dal cenno di Moretti. No, vediamo, vediamo. Forse rientra Moretti, sì. Intanto il Vicenza addirittura in 9. Sì, sì, Moretti sta facendo cenno di rientrare e gli concede il permesso all'arbitro. Torna in 10 il Vicenza. Salomon, Cepitelli. Il giro palla del Cagliari. Munari prova a liberare il destro. Salomon che va al tiro ed è un tiro pericolosissimo, non si fa sorprendere Benussi, palla in calcio d'angolo. Bellinosa la conclusione del difensore polacco, bravo Benussi a mettere in calcio d'angolo. Angolo per il Cagliari con 7 giocatori sempre a saltare, la prende Bagua, poi evita il calcio d'angolo a Deio. Bellomo, chiamato Bellomo, ma l'intervento è falloso per Pinzani. Calcio di punizione, cartellino giallo per l'autore del fallo, Murru. Rimane a terra Bellomo, altra interruzione, se continua così si va verso un recupero record. Battuta di Ligi, il sinistro profondo a cercare Bagua, chiude Salomon, poi di testa il giro per Storari che non può evitare che la palla vada in calcio d'angolo. Secondo angolo per il Vicenza, ne ha battuti 3 il Cagliari. La mandarina Bellomo calcerà in effetto a rientrare. Attenzione al momento sul primo palo di Ligi che adesso va sul secondo,
pallone messo fuori all'inseguimento del pallone Sau. Fossati, colpito male l'ex centrocampista dei giovanili del Milan, regalando così la rimessa laterale al Vicenza. Cagliari fatica a cambiare ritmo al suo gioco, un momento probabilmente di poca brillantezza fisica, normale in un campionato lunghissimo. Altra interruzione, Terebagua. Da qualche minuto praticamente non si sta giocando, si gioca 20 secondi e poi subito un'interruzione. E anche in questo caso c'è bisogno dell'intervento dello staff medico della Vicenza. Cambio nella Vicenza. Entra Sbrissa per Bellomo. Il cross in mezzo, Sau, e porta vuota rete, il vantaggio del Vicenza, lo segna proprio il grande ex, il Cinelli, il vantaggio della Cagliari a Vicenza con il grande ex Cinelli, ex capitano del Vicenza, segna il gol dell'1-0. Che ovviamente non esulta. Grande giocata di Melchiorri, non ne interviene Sau, non può sbagliare Cinelli. Rimandato il cambio nel Vicenza, doveva entrare Sbrissa per Bellomo, si sblocca il risultato e allora non c'è cambio. Moretti, Bellomo, Ebagua, Bellomo, palla dentro, Ebagua, subito pericoloso il Vicenza, ottima chiusura di Ceppitelli. Palla in aria, Storari con i pugni, poi la contropiede del Cagliari, si allunga il pallone Sau, rilancio di Adeio, bella partita adesso, signori, apre per Moretti, posizione di ala destra, cross di Moretti a cercare Bagua, chiuso Salomon, bella l'apertura a sinistra dove c'è Bellomo che vorrebbe arrivare in zona tiro, grande intervento difensivo di Melchiori, intanto c'è un giocatore del Cagliari a terra, colpito forse a palla di distante, Melchiori palla dietro per Farias, bravissimo in copertura Ligi, ancora Melchiorri e poi Adeio. Sau è rimasto a terra, colpito forse a palla distante, intanto pronto Rajcevic. Era Bellomo che si è fatto male nello scontro con Melchiorri. Ci vuole la barella per Bellomo. Ha messo male il piede Bellomo, non c'era fallo di Melchiorri, infatti avete visto Pinzani era molto vicino, qui invece
Ah, lo scontro c'è, ma è assolutamente fortuito. Fuori Bellomo, purtroppo questa non è una bella immagine, mani in faccia per il centrocampista barese. Al suo posto entra Rajcevic, in un primo momento doveva entrare Sbrissa, ovviamente adesso è cambiata la situazione, le Vicenze sotto. E allora rischia un altro attaccante, Rajcevic Lerda. Applausi per Bellomo, speriamo davvero che non sia nulla di grave. Farias, il cross in aria, palla che resta lì e poi allontana la difesa della Vicenza, ma insiste il Cagliari. Farias per Sau, preso in leggero controtempo, è bravo a tenere il pallone in campo Sau, poi fa il numero, va giù e c'è fallo sui danni, calcio di punizione. Calcio di punizione affidato a Fossati. 27 minuti e mezzo all'inizio della ripresa, il Cagliari in vantaggio per 1-0 a Vicenza. Parte Fossati. Palla in fallo laterale, intanto è incommiabile l'atteggiamento di Fossati e Vicenza che non smettono di incitare i loro giocatori. Nonostante una situazione di classifica precaria, in questo momento la squadra sotto un gol contro, peraltro, la squadra potenzialmente più forte del campionato, e la Vicenza da fine primo tempo anche in 10 per espulsione di Pinato. Salomon, Pisacane, Fossati, Moretti mette ordine. E Bagua, scattato Rajcevic, ma in percussione Bagua, tende rinforzi, arriva Vita, scontro con Cinelli che commette fallo. Moretti sulla pallone, si allontana la Verone, davanti Rajcevic, adesso lo affiancherà Bagua. Stanno arrivando anche i difensori Ligi e Sampinisi a saltare. Parte Moretti, colpisce male, poi c'è questo campanile, palla che arriva nella zona di Sampinisi. Chiuso Sampinisi e calcio d'angolo, terzo angolo per il Vicenza. La bandierina Moretti. Si sono lamentati i giocatori della Cagliari, effettivamente c'era un intervento falloso di Sampinisi. Affollatissimo il cuore dell'area di rigore del Cagliari, ben appostato sul primo palo, messo fuori il pallone, motore del gol a Cinelli, poi fischiato un fallo a Sau, ammonito per proteste Cepitelli. Calcio di punizione, pronto Moretti. Fischia Pinzani, parte Moretti, non esce il portiere. Colpo di testa sotto porta, alto sopra la traversa da parte di Sampinisi. Ancora un intervento dello staff medico, questa volta delle due squadre, Sampinisi e Cepitelli si sono scontrati su questa azione. Credo che sia il terzo o quarto intervento dello staff medico di una delle due squadre, unitamente alle sostituzioni. Credo si vada verso almeno 5, se non addirittura 6 minuti di recupero.
Si parte con Storari. Testa Deio, apertura di Moretti, Vita, Sampirisi, cambia Sampirisi, sulla sua traiettoria c'è Munari, contrattacco del Cagliari, elegante il dribbling di Munari, osserva il movimento di Melchiori, poi preferisce l'appoggio comodo per Pisacane che arriva da dietro. Melchiori si defila, attende largo a destra, in mezzo c'è Sau, eccolo Melchiori. Sbaglia l'appoggio per Fossati e Bagua. Vita chiuso da Cinelli. Il lancio di Adeio e Bagua e Murru. Vince il duello di forze Bagua, poi improvvido colpo di tacco regalato il pallone a Fossati. Farias. Cinelli, Cepitelli, Salamon, più che affondare adesso gestisce il possesso palla il Cagliari. Salamon, Cepitelli, Cinelli, chiaramente l'inferiorità numerica fa fatica ad andare in pressione il Vicenza. Pisacane, tocco di Sau, pallone per Fossati, l'uscita di Benussi, grande scelta di tempo da parte della portiere del Vicenza. Vita, Moretti, lo attacca Munari, la rimessa per il Vicenza. La Verona, Adeio, avanza Sampirisi, e Bagua dentro per Rajcevic, palla che non passa, l'intervento in tecle di Signori, cross di Sampirisi, serie di deviazioni, pallone che sta arrivando a Vita, pronto ad andare al tiro, anticipato l'ultimo, la Verone, altro cross di testa Rajcevic, cerca Bagua, chiude Pisacane. Buon finale del Vicenza, Sampirisi per Bagua, cerca il cross sul secondo palo dove non c'è nessuno. Cinelli, lancio di Murru, buona chiusura di Adeio che fa le sue danni. Cambio, entra Sbrissa nel Vicenza, prende il posto di Vita. Nel Cagliari invece sta per entrare Krajnc, difensore centrale. Krajnc in campo nel Cagliari, esce Sau, fuori un attaccante, dentro un difensore. La difesa a 5 il Cagliari con Krajnc che va ad afficcare Cepitelli e Salomon che per opporsi a Rajcevic e Bagua, sono forti sui palloni alti, palla in mezzo, il pallone viene messo in angolo, Vicenza che ci prova soprattutto con queste tre persone avendo due torri come Bagua e Rajcevic, questo spiega anche il perché
deciso di mettere un difensore centrale in più abile sui palloni alti Rastelli con l'ingresso di Krajnc. Quarto angolo per il Vicenza. Palla sul primo palo messo fuori. Adesso Melchiori può far ripartire l'azione di contropiede del Cagliari. Cinelli. Davanti in voga il pallone Farias. Parte il lancio per Farias, calibrato male però. È un pallone di fatto regalato a Benussi. 8 minuti 15 secondi al 90esimo, ci sarà però un robusto recupero, 1-0 per il Cagliari al Menti. Prestato Benussi sbaglia il rilancio, lascia sfilare Pisacane, la rimessa laterale a favore del Cagliari. Adeio. Laverone. Stacca Salomon e Bagua. Moretti. Sampirisi. Signori. Malintesa con Sampirisi. Rilancio di Krajnc. Moretti. Arriva Laverone. Prende posizione Rajcevic, sponda per Ebagua. Chiude con qualche difficoltà Cepitelli. Pisacane. Munari. Salomon leader della difesa, il centrale Cepitelli centrodestra, Krajnc centrosinistra. Pisacane fa l'esterno destro, Murro l'esterno sinistro. Poi tre centrocampisti e due punte. 5-3-2 per il Cagliari in questo finale di partita. Cinelli, l'autore del gol. Melchiorri, Munari. Farias. Murru. Butta un pallone in avanti dove non c'è nessuno dei suoi. Moretti. Adeio. Ligi. Moretti. Ligi. Prende posizione Rajcevic, tocca il pallone ma non può girarlo verso Bagua. C'è stato uno scontro, protagonista Murru. Qui c'è la segnalazione dell'assistente dell'arbitro, Pinzani era molto distante, ovviamente deve fidarsi di quello che gli racconta suo assistente Tarcisio Villa. Calcio di punizione per il Vicenza. Fallo di Murru. E non ha gradito comprensibilmente Rastelli qui in genetta da parte di Murru, che regala un pericoloso calcio di punizione alla Vicenza sulla pallone Moretti. In tanti del Vicenza a saltare all'interno dell'area di rigore nonostante l'inferiorità numerica, sono in 6. C'è anche Adeio, parte Moretti, Storari, gran presa il portiere del Cagliari. Cinque minuti al 90esimo, sempre 1-0 per il Cagliari. Fossati, rilancio di Storari. Sampirisi. Ligi va profondo, è stato però abbattuto, intervento duro ai suoi danni, ammonito Melchiorri. Pallinare verso Ebagua, stacca Salomon. Moretti allarga per Laverone, cross di Laverone in mezzo per Ebagua che va vuoto, può liberare Pisacane. In testa Deio, Moretti, Ebagua.
sbagliato il pallone per Moretti. Cinelli per Melchiorri, cerca Farias, chiude benissimo la Verone. Benussi, di testa allontana Krajnc, Moretti, Rajcevic, cerca Bagua, almeno questa era l'idea, ma il colpo di testa è decisamente impreciso. Burru, Adeio in anticipo su Farias. Adeio, e Bagua, poi Krajnc, Farias, prova a congelare il pallone il Cagliari. Murru, Krajnc, palla che torna dalle parti di Storari, non perde la calma sull'attacco di Rajcevic. Pisacane, Fossati in verticale a cercare Melchiorri, guizzo di Melchiorri sulla pressione fallosa di Ligi, calcio di punizione per il Cagliari. Ditto il fallo di Ligi su Melchiorri. Due minuti e 10 secondi al 90esimo, ma credo ci saranno almeno 5 minuti di recupero. Krajnc, Murru, segue il pallone Krajnc perché in agguato c'è Bagua, Storari, Salomon, Fossati, Cinelli, Murru, Farias, gestisce bene il possesso palla il Cagliari, prestato Farias, cerca il guizzo, lo trova, cerca il numero Farias, ancora, questa volta sono troppi gli avversari. Fossati, stanco il Vicenza, comprensibilmente stanco, ha giocato più di metà partita in inferiorità numerica contro un avversario fortissimo, è chiaro che in questo caso gli sforzi aumentano sensibilmente, un po' perché devi opporti alla maggiore qualità tecnica dell'avversario, un po' perché in inferiorità numerica ovviamente tutti devono sacrificarsi un po' di più. Adesso viene fuori un po' di giusta stanchezza. Lo scatto di Melchiorri inseguito da Ligi, al centro c'è Farias, lo ignora Melchiorri. Melchiorri, gran gol, ha fatto tutto da solo, ha ignorato Farias, ha avuto ragione lui, ha segnato un gol davvero da grande attaccante. Raddoppio del Cagliari al 90esimo, saranno 5 minuti di recupero, ma è chiaro che questo gol probabilmente fa calare il sipario su questa sfida. Che le lascia sul posto Ligi, destro perfetto, niente da fare per Benussi. Comincia il recupero, si giocherà fino al 50esimo. Cagliari in vantaggio per 2-0 con i gol di Cinelli e Melchiorri. È stata molto bella l'azione del gol di Cinelli, molto bello il gol di Melchiorri. Signori, Sampirisi, sbrissa. È chiaro che il giudizio sulla prima versione della Vicenza di Lerda va calibrato sia sulle difficoltà incontrate per l'inferiorità numerica, sicuramente penalizzato il Vicenza, fino a quel momento la partita era in equilibrio, peraltro rosso per doppia ammonizione a Pinato che dal regolamento ci stava tutto. Bisogna considerare comunque anche la forza del Cagliari che potrebbe aver svoltato, potrebbe essersi sbloccato con questo risultato. Tra l'altro in questo momento il Cagliari in vetta alla classifica, il Crotone giocherà domani nel posticipo
contro il Pescara, in questo momento il Cagliari è a più 2 sul Crotone. Adeio, siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero. Adeio non è stato un Cagliari esaltante, ma è stato un Cagliari solido, sicuramente più attento in copertura rispetto alle ultime partite. Comunque un Cagliari che ha trovato i 2 gol con 2 azioni molto belle, corale quella del primo gol di Cinelli, personale quella di Melchiorri per il raddoppio. Lancio di Moretti, Farias, Fossati, Salomon, Fossati, avanza Pisacane, anche in modo comprensibile sensazione comunque che la Vicenza dopo il raddoppio di Melchiorri abbia mollato. Insomma, pensare di segnare 2 gol in 5 minuti alla Cagliari, tra l'altro il Vicenza stava calando nel finale di partita pagando dazio alla stanchezza. Vedere Vicenza diventa fondamentale il prossimo incontro, uno scontro diretto in trasferta contro l'Ascoli. Meno di 2 minuti alla fine della partita. Pubblico di Vicenza, dopo aver incitato a lungo la squadra, adesso se la prende con l'attuale proprietà, con il presidente Cassingeni in particolare. Cassingeni con l'Erde è arrivato al suo 14° allenatore della sua gestione. Salomon, Munari, Fossati, ormai sarà possesso palla da qui a fine partita. Cagliari torna a vincere dopo una striscia negativa di 4 partite in cui aveva ottenuto un solo pareggio, peraltro molto sofferto a Trapani, 3 sconfitte. Cagliari che in classifica sale a quota 65, tanto Farias ha la possibilità di regalare ancora spettacolo. Farias li punta tutti, sono un po' troppi anche per lui, 65 punti in 32 partite sono davvero tanti. Una proiezione di 85 punti a fine campionato, talvolta in passato sono bastati anche quasi 15 punti in meno per la promozione diretta. Ultimo minuto di gara, Vicenza resta a quota 31, e ripeto, sarà fondamentale lo scontro nel prossimo turno in casa dell'Ascoli. Vince il Cagliari con i gol di Cinelli e Melchiorri, torna a vincere la squadra di Rastelli. È un successo estremamente importante, non perché la classifica fosse preoccupante, tutt'altro, perché insomma un punto in 4 partite, mugugni c'erano, può bastare così per Pinzani. Vince il Cagliari 2-0 con i gol di Cinelli e Melchiorri. Cagliari che almeno fino a domani torna in vetta alla classifica, 65 punti dopo 32 partite, la promozione in serie sempre più vicina. Fanno feste i tifosi del Cagliari arrivati a Vicenza. Super spot, poi torniamo in diretta dal Menti. Vince 2-0 il Cagliari a Vicenza. Rastelli raccoglie l'applauso dei tifosi del Cagliari che sono arrivati fin qui, molti per la verità anche arrivati dalla nord. Intanto arriva la notizia che il Bari sta vincendo per 2-1 a Novara. Questa ovviamente è una notizia per il Cagliari, perché in questo momento il Cagliari, qualora dovesse finire così a Novara, avrebbe 13 punti di vantaggio a 10 giornate dalla fine sulla terza. Insomma, non solo finisse così a Novara il Bari, il Cagliari avrebbe un piede in Serie A, avrebbe anche 1,5. Tornare a vincere nel momento in cui poi la tua rivale
sta perdendo in casa, beh, questo aumenta la soddisfazione in Rastelli, nei giocatori, nei tifosi del Cagliari che celebrano giustamente questa vittoria. Vittoria che non era per nulla semplice contro il Vicenza, che si è giocata con grande attenzione nel primo tempo. È ovvio che poi le cose si sono molto complicate dopo l'espulsione in finale del primo tempo per doppia ammonizione di Pinato. E allora, prima di chiudere, possiamo rivedere gli episodi determinanti di questa sfida. Sfida ben diretta da Pinzani, una partita per nulla semplice. Allora, qui siamo all'episodio dell'ammonizione di... la prima ammonizione di Pinato. Questa è la seconda ammonizione di Pinato. Bellomo, vedete, Bellomo prova a dire, guarda che fallo l'ho fatto io, fallo l'ho fatto io. Pinzani non a bocca, punta Pinato, giallo a Pinato e cartellino rosso. Ineccepibile la decisione del direttore di gara. Qui siamo all'azione che sblocca, no, qui prima c'è questo tiro dalla distanza di Moretti parato da Storari. Questa era un'immagine del primo tempo, adesso dovremo passare a quella del secondo. Con Rastelli che mette in campo una punta in più, Melchiorri. Melchiorri che qui di sinistro impegna Benussi. La Vicenza si fa vedere con questa conclusione di Bellomo che non sorprende Storari. Qui una conclusione velenosa di Salomon che Benussi mette in calcio d'angolo. E qui siamo al gol. Grande palla in verticale per Melchiorri. La mette in mezzo, Sau non la prende, la prende Cinelli. Grande ex di questa sfida. Fino a meno di due mesi fa era il capitano delle Vicenza, amatissimo, ceduto al Cagliari nel mercato di gennaio. Cinelli si ritrova che sblocca il risultato e non esulta. Qua il Vicenza è pericoloso su questo calcio di punizione, su quale si avventano Cepitelli e Semprisi che poi si fanno male. E qui siamo al raddoppio con Melchiorri che fa tutto da solo e segna un gran gol, e non era facile. 2-0 con il gol di Melchiorri che merita di essere rivisto. Finita 2-0 allora, il Cagliari si impone sul campo delle Vicenza. Non abbiamo ancora il finale di Novara, ma comunque tra poco su Sky Sport 1 c'è tutto il post partita. Avremo anche tanti collegamenti dagli spogliatoi del Menti per sentire i due allenatori, Lerda e Rastelli. Bene, possiamo chiudere, grazie per averci seguito. Cagliari ha battuto 2-0 il Vicenza, a tutti un buon proseguimento di giornata.